vado. Ryan, che succede? Ryan! E lo yo-yo non ho più io. No, per lo yo-yo, dai, non essere triste, Lionoschio. Ma perché stavo cantando è venuta notte? Funziona così qui, non lo sai? Via! Oh! Lo yo-yo mio! No, no, ma te lo riprendi lo yo-yo, non piangere. No, non è così facile, costa un sacco di soldi. Dico, comunque prova tu, io non so che dire. Lion, ho fatto un dono, due pietre. Lasciarle! Lo yo-yo mio non avrò più. È stato bello giocare con lui. Perché succede ciò? Perché quando io canto senti che ci devo fare. Dai, tira le pietre, ti vattene subito via. Scusa. Oh, Alex, consolami, è il tuo turno, forza. Ma che è successo allo yo-yo? È brutto. Io non ho accesso, povero. Non c'è l'ultimo. Allora. Lui non lo sapeva. È orribile, sai. È tutta una vita brutta questa. È una vita miserabile. Il mio yo-yo del cacchio, porca miseria. Ma la smetti di cantare che fai venire giorno, notte, giorno, notte. Sì. Sembra che c'è qualcuno con l'interruttore che fa giorno, notte, giorno, notte. È colpa di quel cretino di Alex. Non sai neanche che ho bruciato lo yo-yo per colpa di Soul Enigmista per salvare te. Oh. Dovresti essere felice che io sono ancora qui. Peccato che c'è e anche che non Alex. Ho voluto il divorzio alla fine. Sì, ci vedo di nuovo Alex. Ogni volta che lo vedo dico. Vattene via! Ho sentito quello che è successo, mi dispiace. Grazie. Tieni, una palla di vino. Cico, basta, ma non è possibile, cos'è? Ma che... no, sottofondo musicale. Oh. Fidati che lo meriti. Smetti? Tieni. Un regalo. Ti ho fatto un regalino. Ma sì, ma cosa vuoi che sia? Dopo quello che ho perso non esiste niente che possa consolarmi per il dolore. È uno yo-yo! No! Non è possibile! No! Giorgio è morto. Giorgio, ti sembra questo il modo di festeggiare che io ho un nuovo yo-yo morendo? Cioè, ma fai schifo, veramente? Ma com'è possibile? Ah, certo, Anna, sei... Ma Anna è morta? No, sono qui, mi sono nascosta. Ci mancava solo che dopo il regalo mi ammazzavi pure. Anna, sei... Ti voglio un amore smisurato. Abbracciatevi. Sì. Non guarderei i portafogli se fossi in te, però. In che senso non guarderei i portafogli? Non ho più niente, l'hai comprato con i soldi. I 3.000 soldi. E come volevi che lo prendevo, scusa. Ma per i miei soldi, ciorcio di cacchio. Aiuto, io che ne so, io non c'entro niente. Dove eri mentre Anna prendeva i miei soldi miei per comprarmi uno però, a mangiare però, il formaggio. Senti, meglio poveri allora, per una settimana tutto... piuttosto che con qualcuno allora, che ormeggia con la lampadina. Prima di tutto smettila di urlare, perché non è che hai comprato lo yo-yo, puoi fare quello che vuoi. Allora decidiamoci un po' di regolamento. Hai detto Cico. Che mi vuoi tanto amore, quindi sì. Non mi puoi toccare. Grazie. Per oggi. Allora beh. Non me ne frega se hai speso tutto, sei stata brava lo stesso. Smettila di mangiare le patate di Alex. Ho capito, allora. Ma mi hai fatto malissimo. Silenzio. Le patatine sanano ancora le fiamme. Ma adesso ammazzo. Sì. Ok, allora è buono, grazie, grande, brava. Il nuovo yo-yo per Lion. Guarda, ti devo confessare che io non sono d'accordo. Sono d'accordo. Vedi, lo sapevo. Senza questo yo-yo mi sentivo come una mela senza i semini, come un Cico senza le mucche, come un Alex senza Giorgio. McDonald's, no. Sì, anche un McDonald's e Giorgio. Quindi era una tristezza incredibile, come un Giorgio senza formaggio. Una no, cosa che tristezza. Sì, ero incompleto, ma tu Anna, oggi che sei la mia metà della mela, hai completato la mia vita indecente con un nuovo che yo-yo. Che cosa romantica. Grazie. Grazie. Era lo yo-yo la metà? Tutte e due, metà e metà. Metà è lo yo-yo, metà è giusto. Anna, metà sono giusto. Io. Una cosa quante bellissima. Metà c'hai? Tre metà. Come puoi avere tre metà? Tu hai tre chiappe, quindi guarda che sei una cosa incredibile. Cerca di guardartele. Guarda. Incredibile. Tre chiappe. No, okay. Sono due. Stiamo degenerando in un modo esagerato, quindi vi propongo di darci un taglio perché oggi noi andremo dalla gattarda Big Cat perché per cosa? Non la devi chiamare The Big Cat, sennò si agita. Perché questa è l'era del Detective VGF, dei Detective VGF. Sì, perché noi troveremo chi è il vero enigmista. Però c'è una cosa che vi dovrei dire. Però tu non devi ballare il valzer con me perché mi fa arrabbiare. Però venite, devo rivelarvi una cosa che nel purtroppo bunker. Nel bunker, perché bisogna abbiamo anche l'ufficio, scusa. No, sfruttalo. No, questa è una cosa da bunker, questa qui. Dipende da cosa devi parlare, se che sono cose fatto? Segrete è una cosa brutta. Venite, allora ognuno sulla sua seggia, togliamo il coso della banca perché purtroppo non è più questione, a quanto pare ora siamo non onesti. Si io. È una cosa molto robusta. Bene, ognuno sulle sedie. Dici, togli sta mazzetta di soldi. Allora, no, lascia lì sta che questa è roba finta. Allora, dicevo,
Vedete, la prima volta che è apparso Sou, no? L'enigmista, no? Con la macumba, sì, 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 la macumba. Esatto, sono stato io. Perché? Cosa? Per... Aspetta. Cosa? Allora, io lo sapevo. Volevo lo fare... sapevo. Allora, aspetta, non sapevi nulla. Però questa sì, è la confessione. Quando parlava allora... quello si vedeva proprio che guardava te. Vedi, praticamente io volevo essere... non spaventare, sono imbecilli, ma siete deficienti. Allora, scusa, ho detto che sono io, non c'è la macumba. Alex, vai sulla sedia! Salire sui mobili miei. Gli arcade, ecco, mi sono sulla sedia. Sprackman. Beh, dicevo, praticamente ero io perché volevo farvi uno scherzo, perché tutti quanti siamo stati il killer. Allora ho detto, ah, questa volta gli costume. Do io. È un costume, non è che sono Sou. Ma è uno scherzetto così. Ma sì, vi ho fatto anche la voce che faccio. Oh, sono Sou. Ma ci hai preso le buche tu però. No. I figli? No, allora qua c'è un'altra questione da fare. Perché praticamente cosa è successo? Io semplicemente avevo messo un lenzuolo sopra tutte le rispettive cose: sopra i figli, sopra le mucche, sopra il formaggio, sopra il vino. Cosa è successo? Dopo che sono andato a controllare, non c'era più niente. Quindi il vero Sou. E anche il lenzuolo. Bravo. Perché il vero Sou è arrivato in gioco veramente e ha preso tutto. Disgustoso mostro. Perché orrendo. Io l'ho fatto solo una volta e si vede che questa cosa mia non gli è piaciuta al vero. Mettivi ah, alle... per questo diceva quella cosa l'altra volta. Esatto, esatto. E perché usciamo le armi? Perché avevo paura che vi arrabbiaste, capito? E siamo arrabbiati. E facevi bene, ridammi lo yo-yo. No, allora, vedi? No, assolutamente. Però, non è una buona idea. Però fidati che ho imparato la lezione, perché l'unico che ci ha perso effettivamente qualcosa di carnale, proprio, no? Qualcosa di... importante, Io sono, che ho perso il vino. Sono io che ho perso lo yo-yo. Ecco, sono infatti affranto. Adesso però andiamo figli, perché i figli. Almeno figli. Fai finta che ti interessi. Ma come no, Siri è bravissima. Siri, mamma mia, come mi manca. Guarda, una cosa proprio non è sempre sincero, eh. Mamma mia, come tu, tua sorella non è sincera. Quella bugiarda col naso lungo. È vero. Da dove sei? Ti ha cacato un piccione? Sì. Strano. Bene, andiamo dalla Big Cat quindi, perché lei ci permetterà di investigare, di diventare dei veri detective, perché lei ha un'agenzia di informazioni. Tu sai che se sei detective, se sei un detective vivi con hai anche una rete di contatti. Bravo. Ma è tutto della Gattara. Monopolio totale. Ma lo escludiamo. Lo scendiamo, dillo, vai, per favore. No, no, sei veramente, sei brutto. Schifo fai. Scusa, che tattica utilizziamo oggi? Presente le tattiche, non interrogatori? Ah sì, no, lei non la dobbiamo interrogare, La dobbiamo pagare, penso. Penso di sì. Ma sì. Ce l'hai i soldi? Io? Qualcosina, diciamo che mi sono rimasti 400 euro, diciamo. Vabbè, che tratteremo il prezzo. Sì, la nostra vita ormai è in bilico su 400 euro. Ecco, quindi se che dobbiamo bello. Dividere il valore di è ciascuno di clienti, noi. Qualche cliente nuovo? E il cliente di... Ah, di investigazione, dici? Io ho chiamato tutti l'altro giorno. Ma non... La città, no, allora ti spiego. Praticamente se tu non ti fai conoscere come detective, nessuno... Che succede? Aspetta, che mi viene da pisciare. Smettila, cosa... Aiuto! Oi, smettila! Ma che cacchio è? Ma cosa ci fa qua? Ma è matta? Basta! No! Lo rifai di nuovo, faccio un disastro, eh! Vieni! Ma non vieni. Possiamo incontrarci nel negozio, eh? No, vieni! In libreria vieni. Ci incontriamo. Venite, vieni. Amici! Andiamo. Facciamo i segreti, però. Ma io non ero pronto, non stavo parlando degli affari miei un attimino. Ma infatti, scusa. Non mi ricordo neanche più. Finisci. E cosa stavo... Un attimo, entri dentro! Cosa stavamo dicendo? Non mi ricordo più. E dove, la tattica, no, del pagare, no? Sì! Sì, ecco, infatti, allora, stavo dicendo, bisogna farsi conoscere prima. Un ottimo modo per farsi conoscere è risolvere un caso importante di fama mondiale. Aia. Come per esempio il fatto di scoprire chi è l'enigmista. Ma è impossibile quello, è troppo difficile. No, è alla nostra portata, venite. Basta, ma non è possibile. Scateno un devasto. Brucio tutto. Vieni, muoviti. Storie del mistero comprese. Cosa c'è qua dietro nella fosca losca? Cosa? È il retrobottega questo. Sì. The Big Secret Cat. Beh, lo fa anche lei. Adesso le piace. Ah, si è buon gustaia. Allora, siccome ho avviato questa mia nuova agenzia di informazioni, devo cambiare ogni volta posto. Va bene, non ce ne frega niente. Ok, va bene, ci troveremo sempre in posti diversi. Ti manderò un SMS con tutte le informazioni della nuova location. Oh, se rompe. Cosa c'hai la carta igienica? Ma stai cacando addosso? In caso succeda qualcosa. E cosa deve succedere? Giorgio si spaventa. Non si sa mai. Sporca. Vabbè, ascolti, noi cerchiamo infos sulla questione enigmist. Yes. Fammi controllare, le ho nascoste qui da qualche parte. In the archivio. Look at. Aspetta, yes. Era quello verde. Guarda Alex, no, che no, fa l'imbecille. Ma che ne so, ma un cretino. No, era quello color pulce.
dice. Ascolti, come si smuova, è due abbia pazienza. No, ma com'è possibile? Ecco, l'ha qua. Trovato. Faccia uscire sto foglio che già è troppa cosa. Le informazioni costano, costano. Ok, se... 100 euro, tutti tondi tondi per lì. 1000. No, 1000 non ce li ho, non ce li ho. Cosa? Ascolti, mille. Ascolti, non ce li ho, voglio essere trasparente con lei. Abbiamo bisogno di questo gesto di buona fede. Adesso le do 100, ma lei comparirà all'interno. Quanto mi puoi dare? 100. Un po' di più, dai. Non c'è, no, c'è 100. Senti, ho rischiato per questa busta. Aspetti, lei prova dell'attrazione sessuogena per qualcuno di noi, giusto? No, che cosa io, schifoso? Per Alex, magari. Per Alex. Interessa lui per far accoppiare uno dei miei gatti. Ok, che perfetto, schifo. Alla grande. No. Alla grande, Alex si accoppia con la tua merce da vendita. No, che sì, invece. Vabbè, andiamo. Alex si accoppia con il puzzatto. Lui è di razza. No, il puzzatto è raro. Anche Alex. In casa. Con il munnezzatto, perfetto. Allora, no. Mi dia la busta, io le do 200 euro. Più le presto Alex per quei minuti che servono, va bene. Grazie. Che cosa brutta. Buona fortuna, eh. Andiamo. Ciao. Vieni, mi getto, dove vai? Andiamo via, raga, ma veloce. Il munnezzatto, che schifo. Oh, ma è violento, No! Che è successo? Ma lo lasciamo lì, sicuro? Amici, no. Stai patendo. No, ti devi accoppiare col munnezzato. Vai a accoppiarti col munnezzato. Ah, già fatto? Che schifo che fai, Alex. Sei proprio un grande amatore. Appassionato. Allora, va bene, vai a piedi così, vedi? Migliori la forma fisica, vedrai che diventerai ancora più aitante il munnezzato. Vorrà... Non prendermi sotto. Guarda come fa fiamme, è bellissimo questo pulmino. Guarda, oh, guarda. Lion. Cosa possiamo c'hai? Fermarci in un posto? Dove? Ma che c'è? Per favore, mi è Cicco, venuta in favore, mezzo silenzio. Adesso ti è scappato. Hanno silenzio. Messo il negozio dei gelati, capito? Uh-huh. E tu vuoi andare a prenderti un gelatino? Ho sentito il gelato. Quando andiamo al gelato? Adesso. Ma io devo leggere prima la busta. Leggiamo la busta. No, dopo. Tua sorella in carriola. Leggiamo la busta e poi andiamo in ufficio, allora. In ufficio. Ok, entriamo in ufficio. Vai. Una cosa da ufficio. Tutti nell'ufficio. Alex ha fatto robe orribili. Ma io voglio gelato. Dai, zitto. Si è accoppiato col gatto della gattara. Col munnezzato. Non pubblicare le mie disavventure. Vergognoso. Ok, tutti ai posti. Cicco stava sbagliando sedia. Sei fortunato di non essere morto. Alex adesso è papà. Allora, silenzio. Apriamo questa busta della gattara e vediamo che cosa c'è dentro. The Big Cat dà delle big informazioni. Allora, ok, abbiamo un messaggio che dice: probabilmente l'ha scritto Alex perché si è scritto Maluccio. Comunque, attraversato il ponte si arriva alla grande città. E che indizio okay, è questo? Sì, ma è per trovare il gelato. Cosa... Basta, questo c'è scritto. Solo questo. Ma che indizio è? È un indizio del cacchio. Ha attraversato il ponte e si arriva alla grande città. E valeva 1000 per sta roba. Rimborso. No, aspettate, però qua subentriamo noi. Cioè, noi dobbiamo essere abili nel capire, capito? Ah, decifrare. Fammi vedere questo foglio. No. Però no. Cioè, dobbiamo stare a scambiarci le cose. Ma sei deficiente. Cioè, ma io veramente certe volte io ma non scusa, ho parole. Ma scusa, allora compra una cavolo di lavagnetta, così vediamo tutti, no? Lo vedete? Ah, lo vediamo. Sì. Gustatevelo. Guarda che poi capirete un sacco, mannaggia voi. Leggerissimo. Cosa hai capito? Bisogna andare alla grande città. Ma niente di meno. Mamma assurdo, mia. Ma e per fare che però? Te dovrebbero chiamarti Matahari, la spia. Che brutta cosa, però. Che brutta cosa. Che schifo. Ha ragione, no? No, accoppiati con un altro puzzatto, Con lo sgabello. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Vediamo che non sia il mio. Mi sa che è il tuo. Dobbiamo cambiare la donna delle pulizie. Basta. È arrivato il momento di basta. Tu, smettila di ridere. Anna, stai zitta, perché ti muoio. No, per favore, ti prego. Vedi adesso anch'io, come ne hai bisogno. Anch'io gelato. Allora, il prossimo il prossimo che parla faccio sparire il bastone sputone, Faccio sparire il bastone sputone. Una cosa magica fai? Vloop! Tutto dentro. Vloop! Allora, andiamo a prendere sto cavolo di gelato, ma non tutti, ve lo portiamo, Alex fuori. Anna fuori. Alex fuori. Dai. E Cicco fuori. Andiamo, io e Giorgio ve lo portiamo, ok? Mamma mia, sta zitta, ma quanto rompe le scatole, Giorgio. Scusa, ma che gusti gli prendiamo? Non gli abbiamo chiesto. Guarda, faccio io, rabbarbaro marcio. Pissà
cacchio! Cartone muffito. Che schifo. E sedere di mangusta. Vedi poi come lo gustano, eh? Quella è buona. Guarda il sedere. Che bella l'insegna. Sì, molto bella. Deve averla fatta un grande architetto del gelato. Proprio un Mamma mastro mia, gelataio. Un cretino gelataio. Vieni, che andiamo. Allora, ascoltami bene. Ordino io, faccio tipo 4-5 coni, due vaschette, 12 kg di gelato. Buongiorno. Allora, ascolti, ci fa un pochetto di questo verde, ma si scivola qua. È tutto, vedi che sì, è tutto scivoloso. Bello. Allora, ascolti, 2-3 kg di questo qua. Scusa, sto ordinando. Allora, 2-3 kg di questa anguria anche. Ma Giorgio, ma sei in. Ma prima vuole il gelato, scusi, eh. Prima quell'imbecille vuole il gelato, poi sparisce. Ma è un topo del cavolo, maledetto. Giorgio. Ma che finisci in un buco? Ma se. Scusi, c'ha un buco nel negozio, ma se ne è accorto. Giorgio! Ehi! Topo! Topo! Squid! Porca miseria, era lo squittio di allarme quello là, eh. Deve essere successo qualcosa di grave. Bisogna tornare di corsa alla Batcaverna, perché qua altrimenti, porca miseria, e anche mettere la sirena, perché è una situazione di allarme estremo, quindi purtroppo non ce l'ho, quindi la farò io. Ma che è successo? È la sirena, sali! Mamma mia, arrivo! Allarme! Terremoto! Oh, ma che ti sei mangiato tutto il gelato? Ti fa male la pancia, cosa c'hai? No, e non siete simpatici. Giorgio è caduto in un buco ed è sparito. E quindi? È sparito. Come è sparito? Ti giuro, eravamo in gelateria. Ma potevi tirarlo fuori, non è caduto in un buco. Era un buco profondo e non l'ho visto più. Ha fatto lo squittio di allarme, quindi mi sono allarmato. Se no la smetto. Voglio andare, dov'è? Allora, vi ho avvertito multiple volte che stavate facendo un mercato. Non siamo qui per vendere il merluzzo, ok? Per quanto qualcuno... ma è una situazione di panico, Giorgio. Non capisce. L'ho capito, vedi? Grazie. Dobbiamo ragionare così con queste persone. Sì, è l'unico assurdo. Modo. È l'unico modo. Ma noi lo dobbiamo salvare. Oh, ma quante volte dovrà tornare prima di capire? Mi sento male. Oh, Chico sembra aver capito. Vieni qui silenziosamente. Ehi! Silenzio! Non è possibile. Dovete fare un corso di autocontrollo. Chico, dove cos'è un gelato? Sono quello qui. Ok, sì, bravo. No, questo è un Rainbow Roll. Un sushi colorato, buono. Allora, abbiamo due scelte, secondo me. O ce ne freghiamo altamente di Giorgio, che è una possibilità. Oppure, alternativamente, possiamo andarlo a salvare nella gelateria, perché lui è caduto lì. Quindi, boh, sarà scivola, sarà tipo il... Cosa vuoi dire, Anna, che c'hai una roba strana? Che voglio andare a salvarlo, sì. Così prendo anche il gelato. Ecco, perfetto, va bene. Anche ma comunque... questo mi piace, vado anch'io. Ehi, ehi! La Macumba! La Macumba! La Macumba! La Macumba! Sei stato tu! No, sono io, sono stato... Ma imbecilli, sono qui con voi, non sono io a macumbare. Sono stato io. È vero, non può essere stato lui. Sono stato solo la prima volta, tutte le altre volte, cioè l'altra volta, è stato il vero. Dobbiamo andare! Andiamo! Va, a piedi, correte però, veloci, che qua... Ma che è stato Giorgio? A suonare la macumba? Non sa macumbare, Giorgio. Non è possibile, Giorgio è un topo, figurati se è capace appunto, di fare queste cose. Non può fare il verso di un gufo, i gufi mangiano i topi. No, ragazzi, è l'enigmista, quello vero, attenti, che qua succede roba brutta. Ognuno ha i suoi posti di combattimento, porca miseria. Oh, inizia a diventare quasi piacevole comunque questa cosa, perché è misterioso. È un cinema. Ma intrigante, lui si collega con noi per darci i suoi messaggi. Silenzio, turpe, parlottatore di balle, ascoltate bene. Il vostro amico, il vostro amico Catroccio, No. Catorgio, Catorgio. Si chiamerebbe Catorgio, Giorgio. È presente, no? Si chiama come cacchio decido io, perché figurati se conta, Castraccio, il vostro amico Castraccio, Catorgio. È con me, stai zitto, è con l'ha me. Rapito. Se l'ho rapito, perché in quella gelateria era tutto un setup e voi siete talmente golosi, vi piace mangiare. No, aspetta, non c'è il gelato. Vaffanquilo, non c'è il gelato, no, è Chico. Chico fa schifo, vai dietro che non ti voglio vedere, vai dietro davanti allo schermo, brutto lurido. Quindi se volete salvarlo dalle mie grinfie prima che io lo trasformi in gelato al gusto di Castroccio, che fa schifo a tutti, andrà stai zitto. E quindi se volete salvarlo avete solo una speranza, sì, solo una speranza. Che dobbiamo fare? Parla! Dovete rinunciare a qualcosa che vi farà piangere, a tutti voi tranne il povero Lion che ha già pianto per lo yo-yo. Avete un'ora, a partire da ora, poi verrà gelatificato. Ma porca miseria. Oh no! Gelatificato! È gelatificato. La tortura più brutta del mondo! È tipo crema di Giorgio! Comunque avete sì, era sempre più arrabbiato qua l'enigmista. La scorsa volta era più tranquillo, oggi più cattivo mi ancora. Mi ha mandato anche via!
Sì, perché sei brutto. È vero che ha ragione, però, è un po'. È brutto, sei brutto. Ma senti, abbiamo un problema. Tutte le cose importanti ce le ha già portate via. No. Non possiamo bruciare di nuovo il tuo yo-yo. Certo, no, il mio yo-yo. Ehi, prima di tutto, calmiamoci. Ha detto che la mia cosa io ho già sofferto abbastanza. Quindi, appunto, ha detto a voi. Ma noi non abbiamo niente. Allora, adesso ci pensiamo. Venite con me. Allora, GF. Dai, no, quello è bello. Quello poi soffro anche io. Scusa, non è giusto. Allora, vediamo un po'. Iniziamo da Alex. Cosa fa soffrire Alex? Se tipo facciamo esplodere il McDonald's, Alex soffre. Oh, sì. Oppure possiamo. Cos'è una cosa che ti piace, Alex? Ma perché non inizi da Cico? Stai zitto, sto iniziando da te. Dobbiamo trovare una cosa che ti piace. Dai. La mia casa mi piace. Ma non puoi farla esplodere. No, infatti, no, è una cosa terribile. Poi roviniamo il quartiere nuovo appena le abbiamo ricomprate. Proprio ora. Non è possibile. Cico, una cosa che piace ad Alex, dai. Gli piace Giorgio. Quindi esplodere lui. Ma Giorgio è già andato. No, ormai non può funzionare. Però potrebbe essere un modo per fregare l'enigmista. Gli diciamo tipo che non salviamo Giorgio, così Alex piange. Ma così Giorgio libera. Viene gelatificato. No, così non libera perché abbiamo fatto. Capito? Che ragionamento assurdo. Però io non piango, però. Sarà meglio che tu pianga, altrimenti ti strizzo i capezzolini. Vedi come piangi. Allora, poi, Cico, ne va della vita di Giorgio, scusa. È giusto. Ah, Cico, una cosa che ti farebbe piangere, che cosa è? La carta igienica, mi si sono affezionato ormai. No, non è vero. Allora, cavolate, ascolta non un attimo. Io so, per un dato di fatto, ne ho la certezza matematica, che tu ti sei comprato un altro mandolino, giusto? Questo è proprio una cosa ovvia. Come fai a saperlo? Perché era naturale, sapevo che tu avevi qualche risparmio da parte, i tuoi ultimi 50 euro così buttati lì da qualche parte nel regalo della nonna, Cicotta. No. Quindi mi devi far vedere questo mandolino. No. Dai, forza, Cico, dai. Dai, fai vedere, Cico, fai vedere sto cattivo. Ma deve rinunciare a qualcosa, Cico. Cico, devi far vedere. No, Cico, fa vedere sto mandolino. Cico, fa vedere il mandolino. Ma le mutande! Cico, ti do fuoco alle mutande. Cico, fai vedere. Non ce l'ho, non ce l'ho adesso. Esci sto mandolino subito. Ti giuro che non ce l'ho adesso. Non ce l'ho adesso, te lo giuro. L'ho nascosto. Non me ne frega. Allora lo vai a prendere. Dai. Va bene. Okay. Hai un minuto, se no ti faccio esplodere casa. Va bene. Guarda, scappa con il suo mandolino, Seguilo. Tu invece, per quanto riguarda te, esci qualcosa a cui tieni, forza. Dai, sbrigati. Dai. No, no, l'anello no, abbi pazienza, dai, sei un criminale, scusa. Un'altra cosa, dai. Sei muta? Scusa? No. Quindi poi hai l'uso della parola. In realtà io sto pensando a una cosa. Dimmi. Però non è che gli posso portare te. Ah, questo non so se è una cosa carina o brutta da dire, tuttavia. Però potrei morire una volta, beh, del resto, cioè. No, siamo... no. Senti, questa è la mia copia autografata delle storie del mistero. Ok, dai, raccogliamo tutto, dai, forza, storie del mistero autografate, dammi. Grazie. Non è che sia granché, Cico. Senti, mi ci avevi fatto la dedica speciale. Sì, mandolino. Me ne devi uno, me ne come devi un altro. Sì? Sì, silenzio. Oh, Anna e Cico. Il mercato è finito. Portate via i vostri tappeti, le vostre magliette e i cocomeri taroccate, i vostri cocomeri del cavolo, ok? Va bene. I vostri merluzzi dell'Atlantico, ok? Maledetti beoti. Allora, guarda, te lo brucio. Guarda qua, aspetta, è bello. Guarda, metti a terra tu che cosa. No, cosa... ma non ci serve per il sacrificio. Secondo te cosa stiamo facendo? Deve essere efficiente sto qua. E beh, ma devi vederlo, no? Non devi vederlo. No. Io non lo sopporto più. Con calma, di qualche parola di addio. A chi? Al mandolino. Basta. Non facciamo più niente, basta. Togliete l'insegna, non facciamo più Giorgio! Ma chi se ne frega? Vabbè, succede.